Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Noi quest'oggi continueremo a leggere sempre il libro di Esodo, oggi che è il giovedì 18 di febbraio del 2021. Noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, noi leggeremo Esodo capitolo 18 e capitolo 16 e capitolo 17. Ripeto, leggeremo capitolo 16 e 17. Esodo capitolo 16. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che era tra Elim e il Sinai. Il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aarone nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così io metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno. Mosè e Aarone dissero ai tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché il Signore, Egli ha udito i vostri mormori contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormori non sono contro di noi, ma contro il Signore. Mosè disse a Aarone: di a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha udito i vostri mormori. Mentre Aarone parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: io ho udito i mormori dei figli di Israele, parla loro così: al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco, sulla superficie del deserto, una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. E i figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi, ognuno ne prenda per quelle che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto ne ebbe in eccesso e chi ne aveva raccolto poco gli gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro: nessuno ne conserve fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì
e fu infestato dai vermi, e Mosè adirò contro costoro, si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, di 2 omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè. Ed egli disse loro: questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere e fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quello che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domattina. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro al Signore. Oggi non ne troverete nei campi. Raccoglietene durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato, il giorno non ve ne sarà. Il 7° giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo il 6° giorno Egli vi dà del pane per 2 giorni. Perciò ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il 7° giorno. Così il popolo si riposò il 7° giorno. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Mosè disse: questo è quello che il Signore ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservato, perché i vostri discendenti, perché vedono il pane con il quale ho nutriti nel deserto quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. E Mosè disse a Aarone: prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e diponelo davanti al Signore perché sia conservato per i vostri discendenti. Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aarone lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. L'omer è la 10ª parte dell'effa. Ora leggeremo Esodo capitolo 17. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere!» Mosè rispose loro: «Perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore?» Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci ha fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi e i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò là, davanti a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia e ne scaturirai dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele. E a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba, a causa della protesta dei figli di Israele, e perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Allora viene Amalek per combattere contro Israele e Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini e deixa combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, e Mosè, Aarone e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando le abbassava, vinceva Amalek.
ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra e gliela posero sotto e gli si sedette, e Aarone e Cur tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò il Signore è la mia bandiera e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Parola del Signore. Io ti invito per essere con me domani, quando noi concluderemo per la grazia di Dio un'altra settimana di lettura della parola del Signore. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno, leggendo, meditando e lasciando la parola di Dio parlare nel nostro cuore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.